Ciao a tutti. Spesse volte su YouTube mi imbatto in video di personaggi che parlano dei poteri forti, parlano della massoneria, parlano degli illuminati, parlano dei servizi segreti. Parlano di tutte queste cose nascoste che parlano di satanismo, parlano quindi di cose esoteriche, di cose nascoste che l'uomo medio non conosce, anche se adesso su Italia 1 Adam Cadmon spesse volte sta, diciamo, nelle varie puntate parla di determinate cose nascoste, ma non lo so poi fino alla fin dei conti quanto le persone siano interessate davvero a queste cose, quanto le persone assimilino da Adam Kadmon certe cose, certe informazioni. Io sono certo che certe persone lo ascoltano, ma dopo un'ora hanno cancellato tutto, non si interessano minimamente a ciò che è la realtà nascosta, la realtà esoterica che si nasconde dietro tutto ciò che vediamo, a quelli che sono i poteri, i superpoteri che si nascondono dietro i governi e che in un certo qual modo manipolano i governi, e quindi poi alla fin dei conti ti rendi conto che la democrazia quasi quasi è un'illusione, perché chi decide chi deve governare in realtà non sono le persone, ma sono ben altri poteri, ben altri che hanno loro scopi egoistici, interessi egoistici, poteri che diciamo, tengono a galla il sistema, almeno il sistema occidentale, il sistema capitalista. Cercano in tutti i modi di mantenerlo a galla. Adesso siamo nella fase della globalizzazione, quindi molti passi avanti in più rispetto al capitalismo degli anni 90, degli anni 80. Quindi questi poteri hanno deciso di imporci la globalizzazione dalla fine degli anni 90 ad oggi. Hanno deciso che il mondo deve andare così, il sistema economico deve diventare globale, chissà dove ci vogliono portare. C'è chi dice che ci vogliono portare a un governo globale, ad una moneta globale, ad una banca globale, può darsi siano paranoie, può darsi sia la verità. Lo chiamano il cosiddetto nuovo ordine mondiale, New World Order. Dicono che ci vogliono portare verso questo nuovo ordine mondiale, che l'Europa, la nostra Europa, sia essenziale per arrivare poi a realizzare questo nuovo sistema globale, che probabilmente è una sorta di dittatura globale, una sorta di dittatura globale super tecnologica, sopraffina perché pochi si accorgeranno di essere ormai schiavi di un sistema impostoci dall'alto, da molto in alto.
Però è in tutto questo parlare, nessuno mai pensa, magari ci sono persone che dicono, va bene Stefano, ma ci sono questi poteri forti che manipolano i governi, però alla fine dei conti noi non stiamo male, cioè meno male mangiamo, abbiamo sempre mangiato dagli anni 50 ad oggi. Siamo cresciuti, il benessere, stiamo bene, dagli anni 50 ad oggi stiamo bene, magari adesso c'è questa crisi, stiamo tornando un po' indietro, ma un po', poi ci fermeremo e riprenderemo a crescere. Quindi di che ti lamenti? Cioè non c'è. Perché ti fai queste paranoie, queste cose? Ma il problema è che molte di queste persone che ragionano così vedono solo l'Occidente, cioè vedono solo l'Europa, l'America, che siamo, diciamo, dal punto di vista del cibo, della tecnologia, delle comodità, stiamo bene. Il problema è che ci sono paesi, anzi un continente come l'Africa, dove la gente muore di stenti. E quindi quel discorso che ho fatto prima va bene per chi ragiona occidentale, per chi ragiona solo America e Europa. Ma se inizi ad allargare la veduta, il tuo sguardo, se zoomi, cioè se zoomi all'incontrario, cioè ti allontani dall'Europa e inquadri anche l'Africa, ti accorgi che ci sono persone, c'è un continente intero che all'80% muore di fame. Stanno bene in Sudafrica, stanno. Non c'è male in Sudafrica, ma per il resto l'Africa è un continente povero. La gente muore di stenti, muore di malattie, non ci sono medicine, non ci sono medici. Quei pochi medici che ci sono persone, santi volontari che partono da qui e vanno lì ad aiutare, ma non possono mica salvare loro il mondo. Comunque restano persone prive di assistenza, prive di cibo, prive di acqua, che muoiono di fame. E qualcuno dirà, ma che c'entra? Ma che c'entrano i poteri forti con l'Africa? I poteri forti occidentali con l'Africa? C'entrano perché noi, paesi ricchi, abbiamo sfruttato l'Africa e continuiamo a farlo. A nostro vantaggio, a nostro grande vantaggio, ma a svantaggio di quelle genti, di quelle persone. Attenzione, persone, perché quelle sono persone, non sono bestie. Sono persone di colore che nella mente di qualcuno sono bestie. Le persone di colore, nella mente di alcune persone, di certe persone, che stanno ai vertici, sono bestie. Sono bestie di cui, ci, non, cui non si deve pensare, non ce ne frega niente. L'importante è che stiamo bene noi. Allora io direi a questi poteri forti, a queste lobby, a questi super banchieri che hanno miliardi e miliardi di soldi che investono e reinvestono continuamente, io potrei essere d'accordo sul fatto che dobbiate esistere. Perché senza di voi il mondo poi si ferma e
il benessere in Occidente cessa e noi piombiamo nella povertà. Quindi potrei essere d'accordo con la vostra esistenza se tutti al mondo, se tutti al mondo, grazie a voi, stessero bene o comunque avessero di che vivere dignitosamente, cioè avessero il necessario, avessero le medicine, avessero gli ospedali, i dottori, avessero il cibo, l'acqua, cioè fossero, diciamo, stessero come i proletari qui di una volta, avessero i figli, avessero il cibo, la casa, una casa, e quindi stessero, avessero di che mangiare, di che vivere, avessero la scuola, l'istruzione. E quindi, se in Africa stessero tutti così, io non avrei nulla da ridire. E anzi, direi a questi poteri forti: bravi, grazie a voi, non fa niente che voi siete nascosti, vi arricchite, siete ricchi. A me non me ne importa niente se voi siete straricchi. Però, grazie a voi, il mondo si mantiene così. E quindi non c'è alcun nessun problema. Il problema è che questi poteri forti succhiano l'anima diciamo, a queste persone che si trovano in questi paesi poveri come l'Africa. Pensiamo ad Haiti anche ad Haiti sono poverissimi. Molte zone dell'India anche sono poverissime. Perché? Perché, cioè, succhiano l'anima, nel senso che succhiano risorse, cioè prelevano risorse dall'Africa per portarle in Occidente e far sì che noi stiamo bene. Che noi stiamo bene, noi borghesi, e che molti si arricchiscano. Che molti si arricchiscano e quindi molti si arricchiscano. In realtà i ricchi nel mondo non sono tanti. Si dice che il 50% della ricchezza mondiale sia detenuta da pochissime persone ricchissime. L'altro 50% poi, diciamo, della ricchezza mondiale è redistribuito in malo modo fra tutte le persone del mondo. Allora, io non sono uno di quelli che è contrario alle classi sociali, anche perché eliminare le classi sociali sarebbe un'utopia. Quindi va bene che devono esistere i ricchi, va bene che devono esistere i borghesi, va bene che devono esistere i proletari. Esistono, ancora oggi esistono, solo che nel benessere tutte queste differenze si sono ben mascherate, ma esistono. Per esempio, un borghese di oggi è colui che ha la casa di proprietà. Un proletario di oggi è colui che sta in affitto, ma comunque sta bene quasi come il borghese, quindi non c'è il danno non sembra. E quindi quasi quasi nessuno le nota più queste differenze. Però se io mi rapporto a Berlusconi, per esempio, Berlusconi è ricchissimo rispetto a me, ma nel mondo ci sono persone che rispetto a Berlusconi sono, cioè Berlusconi è un tonno di ricchezza, e ci sono persone che nel mondo di ricchezza sono delle balene, cioè Berlusconi rispetto a queste persone non è niente, non è nessuno. Quindi
Esistessero pure, non me ne frega niente. Esistessero pure i super ricchi, esistesse pure Berlusconi, esistesse pure la borghesia. Quindi esistessero le classi sociali, ma alla base delle classi sociali, alla base di tutte queste classi sociali, di questa piramide, non ci devono essere quelli che non mangiano, che mangiano una volta al mese, quelli che per bere devono fare 10 km di strada. Cioè non ci devono essere le persone che muoiono di stenti. È questo che io vorrei dire a quelle bestie dei super ricchi, a quelle bestie dei poteri forti. Cioè, operate affinché la fame nel mondo cessi in modo assoluto, affinché tutte le persone nel mondo possano avere medicine, scuola, cibo, acqua, casa, servizi igienici e sanitari. Perché questo sarebbe. No, quindi le classi sociali possono pure esistere, sussistere, non me ne importa niente. Ma l'importante è che non ci siano più persone che muoiono di stenti. E che sia salvaguardata la dignità di tutte le persone, di tutte le persone, bianchi, neri, gialli, verdi, rossi, tutte le persone, perché siamo tutte persone, tutti esseri umani. E invece no, dobbiamo succhiare l'anima a determinate popolazioni. A determinate nazioni, all'Africa, per esempio. Per cosa? Per stare noi bene, bene fra virgolette, perché anche noi abbiamo i nostri problemi e sono problemi grossi. Perché diceva Maria Teresa di Calcutta che in Occidente c'è una povertà che è la povertà spirituale, e la povertà spirituale è forse peggiore della povertà, anzi no, non è peggiore, è comunque una povertà grave. Vabbè, lasciamo stare questa cosa. Quindi dobbiamo succhiare l'anima, succhiare la vita a queste persone, a questi popoli, per accaparrarci risorse e portarle qui in Occidente, per stare bene noi borghesi. Ma soprattutto per permettere a questi super ricconi di arricchirsi ancora di più. E quindi proprio la follia umana, la stupidità umana all'ennesima potenza, lo schifo umano all'ennesima potenza, lo schifo, la merda umana all'ennesima potenza. Perché se io sono un super ricco e mi voglio arricchire ancora di più, e non penso che in questo momento ci sono persone per strada, persone nei cartoni, persone in Africa con le mosche, con le mani così magrissime che non possono mangiare. E allora che senso ha essere super potenti, super ricchi? Che senso ha? Se poi di contro ci sono persone poverissime. La follia dell'uomo, la stupidità, la vanità, la scemitudine. E quindi questo video forse vuole essere un messaggio a questi poteri forti. Almeno garantiamo a queste persone il necessario, almeno il necessario, le scuole, la sanità, il cibo, l'acqua, le case. Poi arricchitevi pure, che chi se ne frega. A me non me ne frega niente che voi vi arricchite, ma almeno debelliamo la povertà estrema dal mondo. Creiamo davvero un mondo moderno, perché questo non è per me un mondo moderno.
sarà un mondo moderno, un mondo bello, quando non ci saranno più persone povere, quando avremo sconfitto la fame, avremo sconfitto la sete, avremo sconfitto la mancanza assoluta di medicini, di medicine e di medici nelle diverse parti del mondo dove queste cose mancano in assoluto. Tutto qui, mi fermo qui. Forse è un video molto eccepibile questo. Qualcuno magari dirà, Stefano, ma devi andare così, il mondo deve andare così, non la puoi eliminare la fame. Da cinico, da cinica bestia, qualcuno dirà così, ma non la puoi eliminare la fame, ci devono essere le persone che muoiono di fame, ci devono essere le persone che devono stare bene, è così che va. Perché è così che va? Se noi siamo esseri intelligenti, siamo intelligenti, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, possiamo fare di tutto con la nostra intelligenza, perché devono esserci persone a morire di fame? Perché? Non lo so. Grazie. A presto. Ciao.